Nuova partita, normale. E via. A me Davide per un'opinione. Io ho detto la mia opinione, ma hanno bannato per 24 ore. Roger, controllo Atlas, PM134, le chiedo di Ciao Federico. avviare. 1134, autorizzato a procedere. Protocollo di lancio arca avviato. Avvio Buon preparazione pomo anche a te, criogenica. Fede. Avvio iniezione nanotrita. Controllo, sistemi di supporto vitale criogenico attivi. Iniettori di lancio sotterranei, 97%. Sì, non puoi neanche fare le live, non puoi fare nulla, nulla di nulla, zero. Proprio ti bloccano da tutto. 1-3-4 controllo, bersagli confermati. Il gioco è un po' Restituire deprimente, ostaggi Armando. completati. Avvio stasi del personale hacker. 1-1-3-4, passo e chiudo. Ricevuto 1-1-3-4. Sai che io sono famoso per i giochi che deprimono. Qui è comprato Atlas, chiudo. Con la speranza di vedere una nuova alba. Ma secondo me Joe la stanno facendo morire Facebook Gaming. Basta vedere i titoli che portano in alto. Io non ho mai visto un titolo che non sia COD o GTA nei consigliati. E tieni conto che io non ho followato COD e GTA. Calibrazione del sistema coordinato. Ah, guarda su, guarda giù. Ciao Gianfre. Sì, a parte quello, guarda. Posizione attuale sconosciuta. Radiofaro remoto disattivato. Diagnostica Mica, completa che in rumore corso. fastidioso, catto. Sigilli pressione esterna arca sbloccata. Ciao Gianfrino. Uscita sicura confermata. Serratura porta esterna sbloccata. Bel mondo di merda. Dopo centinaia d'anni che siamo rinchiusi dentro una capsula, questo è quello che ci aspetta fuori. Ma va, fanculo, va. Non so se è basso o alto l'audio. Vieni qui. Arrivo. Arrivo. Non è sicuro stare qui, sali. So che hai molte Un po' domande. alla Dobbiamo muoverci. Fallout. Neanch'io me ne sarei ritornato nella capsula. Le Fammi colline dormire. pullulano di predoni. Meglio andarsene. Io sono Denagar e tu sei un fortunato figlio di puttana. Ah, già, pure le Ti sopravvissuto. parolacce. Aspetta un secondo, che mi sa che è troppo basso l'audio dei dialoghi. Possibile? Alziamo. Arca valgono un sacco di bigliettoni per chi li consegna nelle mani dell'autorità. Da, ma anche mille. Aspetta. Non sai nemmeno cos'è l'autorità. E immagino che tu non sappia un bel niente di tutto questo. No. Benvenuto nel futuro. Sì? Bella merda. Cazzo, è dirigibile. Steampunk.
Tieniti, Predoni. Spariamo? No, non spariamo? Purtroppo indossi ancora quella tuta Ark. È una condanna a morte. Okay. Questo è il loro territorio. Forse cercano i loro compagni. Merda, ora siamo entrambi nei guai. Belle le auto alla Mad Max. Dobbiamo andare da me. Dopo che vedranno cosa ho fatto, vorranno la mia pelle. E la tua. Ho un piano che potrebbe tirarci fuori da questo casino. Sì, un po' la Fallout, la Mad Max. Ah, ci siamo. Casa, dolce casa. Vabbè, almeno è popolato. Qualcuno c'è. Sì, c'è pita di merda. Dobbiamo parlare. Scendi dalla buggy. Andiamo dalla buggy. Vieni da questa parte. Sempre che camminano tutti piano. Ma che cazzo hanno da camminare piano? Lo sai quanto ho rischiato per salvarti. Non solo la mia vita, ma quella di tutti noi. Finora sono rimasto vivo stando fuori dai guai. L'averti salvato potrebbe aver cambiato tutto. Ecco cosa mi serve. Ah, ecco, ci mancava. Raggiungi l'insediamento di quei predoni e uccidili tutti. Chiaro e semplice. Nessuno deve restare vivo. Eccetto te. Usa pure uno dei miei ATV nel garage. E prendi la pistola e le scorte sul tavolo. Oh, e non allora, avrai solo la mia gratitudine. Facciamo finire torna di parlare. Vivo e ti troverò una bella corazza da mettere sopra la tuta Arca che indossi. Affare fatto? Allora, in questo mondo non contano le parole ma i fatti. Per prima cosa prendi la pistola e riferimenti sul balcone. Poi prendi uno dei miei TV e vai a Nord, al nascondiglio dei fantasmi. Non tornare finché non li hai eliminati tutti. Fai questo per me e io ti troverò una vecchia corazza da mettere sulla tua tuta Arca. Va bene. Cioè, vabbè. Devo ammazzare milioni di persone per una vecchia corazza. Va bene, dai. Un'ultima cosa. Quei predoni dovrebbero essere facili da abbattere. Almeno per te. Dicono che voi delle Arche siete speciali. Trova il loro nascondiglio e sistema la faccenda. O noi o loro. E presto saranno qui. Bella la pistola, mica che figata. Bellissima la pistolone questo. Ok, premi tab per accedere all'inventario. Ok, no, ok. Fammi vedere un po' i movimenti qua come sono. Mira. Paro, vabbè. Il gioco è vecchio, si vede, non scoppiano i cosi. Cesso onnipresente. Ah, vabbè, c'è la mappa qua. Minchia, com'è sensibile. Sembra la pistola quella di Apex. Come si chiama la... Cazzo, non mi viene in mente il nome. Puttana bicicletta, non mi viene proprio in mente il nome. Mica la macchinina però, eh? Carina. Gli spuntoni. Oh, dai, cominciamo, facciamo la prima missione, va. Ghost Hideout. Allora, elimina tutti i predoni che trovi davanti. Allora, puoi saccheggiare il cadavere avvicinando e premendo S. Sicurati di saccheggiare tutti perché puoi sempre trovare munizioni e componenti extra. Ok.
Non era di qua? Avevo visto qualcosa. Allora, ti prendo un po' per incontrare visuali. Ah, non muore quel pezzo di merda. Ti cambierò i connotati. Oh, guarda questi! Guarda questi! La pistola non fa un cazzo di danno? Non sembra di vedere niente. Dai, rinfrescheremo un po'. E quanto cazzo ci vuole per ammazzarti? Io quanti colpi devi dare per ammazzarne uno? Perché non mi sembra per niente facile, anzi. Ci vuole un caricatore per ammazzarne uno e neanche a primo livello siamo. Incredibile proprio. Nuovo oggetto, munizioni pistola standard. Dai, ti ho preso in faccia, pezzo di fango. Bella la statua. Siamo già morti? No. Ci hanno solo catturato, credo. Bene, bene. Guarda cosa ci ha mandato Agar. Come osi solo pensare di mettere piede qui? Portatelo nella sala della morte. Vabbè. Se ci porta nella sala della morte, cominciamo a essere preoccupati. Sei sveglio. Bene. Mi piace quando la mia preda sa cosa l'aspetta. Farà male, te lo prometto. Ah, mi chiamo accoltellato. Allora, sei prossimo alla morte. I narcotici nel tuo corpo possono animarti e neutralizzare i nemici nelle vicinanze. Premiedi. Ok. Aspetta che i nodi si avvicinano. Una volta caricati i nodi si lasceranno. Ok, premi quando i nodi si intersecano. Va bene. Ah, ok. Porca troia, quanto sono veloci! Cazzami, quanto sono veloci! Vabbè, è morto sto pezzo di merda. Questo è coltellato. Qua è un pila di cadavere. Ma boh. Allora, la zona è devastata a lungo pericolo. Salva spesso. Cos'è stato? Intruso. Quello, guarda che ti ho visto, pezzo di merda. Ma non è per un cazzo facile ammirare, cioè, o meglio. Cioè, ammazzarli non è per niente facile. Sono ferito. Non muore. Ma pensa a te, oh, ma guarda queste. Cioè, sono difficilissimi da ammazzare. Se gli sparo le gambe. Cioè, ci vogliono quattro colpi. Lo vedo. Merda.
fatica. Minchia, giochi vecchio stile proprio. Questi sono proprio giochi vecchio stampo di quelli bastardi dentro. Cos'è sta roba? Ah, saranno le cure. Guarda, guarda come cazzo è difficile sparare sti cosi, è incredibile. Bello che se le ferisci li fermi. Non corrono più, non saltano più. Mandate aiuto! Tutti alla grande. Dove cazzo sei finito? Maledizione. Ah, tu sei armato. Ah, hai capito, armato. Bella ciccio. Avete sentito? Vabbè, se quando cominci a colpirle bene, capisci il giro, sono un po' più semplici. A sinistra. Ah, le animazioni sono fighe però. Il problema è che rimangono sempre difficili da seccare. Ah no, se rimangono feriti non muoiono. Culo. Ah, vaffanculo te. Eccolo. Ah, neanche se le fili in faccia muoiono con un colpo. Sono i migliori? Sono tosti. Che cazzo da fare, sono tosti. Vecchi giochi sono tostissimi. Io di qua sono passato? Eh già. Va bene, missioncina da training. Torna da Dan. Ok, torniamo da Dan. Casella postale strani esperi, sempre alla ricerca di piloti per le consegne più pericolose. Fattori di... No, non voglio accettare. Vabbè, accetta, mi sa che bisogna accettare. C'è il turbo come proprio nei picchissimi giochi. Ah, ricorda di fare visita ad Alec, il rivenditore dell'insegnamento Agar. Acquistare gli oggetti inutili che hai raccolto. Ok. Bel lavoro. Ora siamo un po' più al sicuro. Ti siamo davvero grati. Ed ecco per te quella corazza che ti avevo promesso, ma come vedi, ci sono nuovi problemi. Ascolta. Dove? L'insediamento è stato attaccato mentre eri via. Un gruppo di predoni mai visti prima. Non hanno preso niente, sono venuti solo per uccidere. Abbiamo dei feriti e le scorte di medicinali sono quasi terminate. Ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Okay.
Subito dopo la collina, oltre la strada, c'è un altro insediamento. Gente che sta molto per conto suo. Ma sono amici. Sì, infatti, sono una difficoltà normale. Dai questa lettera a Richter. Lui saprà cosa fare. Se mi aiuti ancora, farò in modo che il nostro meccanico ti assembli una buggy tutta tua. Mica la macchina. Che te ne pare? Figa, allora. I predoni ci hanno assalito e ci serve ancora il tuo aiuto. Li abbiamo respinti e grazie a Dio nessuno è rimasto ucciso. Tuttavia, dove ho perso? Aspetta. Tuttavia abbiamo urgente bisogno di medicinali. Devi dirigi verso ovest, l'insediamento Outrigger. E dare questa lettera a capo Richter. Lui saprà cosa fare. Se tornerai con le scorte medicinali, farò in modo che il nostro meccanico ti prepari una buggy. Va bene. Grazie. Prima di andare, assicurati di aver tutto ciò che occorre. Munizioni, wingstick. Nel caso vai da Alec. Lo trovi sotto la vecchia insegna. Sarà quella la vecchia insegna. Fammi vedere. Allora, le granate. Questa è merda. Medicinali. Cos'è sta roba qua? Lettere di Dan con la richiesta di scorte medicinali. Carte da collezione a giocare. A furia con mazza da principiante. Parla. Ok, va bene. Ah, che pirla. Scusate il tab per posare. Ti prego, fai in fretta con quelle scorte. Se ci assalgono ancora, ne avremo un gran bisogno. Grazie. Prego. Fa sempre il cesso. Ma io potrei anche uscire da qua. Vedi? Qua, facciamo un giro. Un giro? Qua non c'era della gente. Scusa. Questo è un box. C'è uno in pantaloncini. Vediamo. Fammi indovinare, vuoi sapere come si lancia un wingstick? Non è facile, amico. Non tanto, però se insisti proprio in pantaloncini. Vedo che Dan ti ha dato una pistola, una buona arma. Se vuoi uccidere con stile, però, devi usare un wingstick. Ha un nucleo di naniti per il puntamento, ma ci vuole pratica per padroneggiarlo. Facciamo un patto. Dimostra che riesci a colpire qualcosa e dirò a Alec che può vendertene un paio. Pronto per un lancio? Imparare a lanciare Whisky potrà salvarti la vita. Io sono l'insegnante migliore. Non è difficile. Lancia tu Whisky verso il bersaglio. Il nucleo di naniti farà il resto. Se il Whisky resiste all'impatto, tornerà al punto in cui l'hai lanciato. Perciò non tardi troppo. Dimostra di saper maneggiare. Ti darò Alec di divertire qualcuno. Va bene. Buona caccia. Bene, ecco le regole. Allora, occhio ai bersagli quando compaiono e colpiscili più in fretta che puoi. Vediamo quanti ne centri prima che scada il tempo. Molto bene. Vabbè, ma io voglio pigliarli in testa. Il tempo è quasi scaduto. Maestria con i Wiz, punti 20, ce l'ho fatta, evviva. Bel lavoro, se fossi un bersaglio avrei paura. Parla con Alec e ti darà ciò che ti serve. Ok, hai ricevuto 5 whisky, ora ne puoi comprare altri dal rivenditore. Ricordi di equipaggiarli come oggetto d'uso prioritario. Ok. Ma Alec... Alec non è sto rincoglionito qua, non è questo. Questo è Dan. Maledetti predoni. Ci hanno attaccato mentre non c'eri. Li abbiamo respinti, ma sono riusciti a fare un bel po' di danni. Che faccia che c'ha. Sembra quello in giallo di... Sin City. Ah, qua non si può... Non si può entrare qua. E quello chi è? Perché non si può entrare qua? Vabbè, sulla vecchia insegna. La vecchia insegna non sarà quella. Ah no, forse qua, guarda. Benvenuto. Alec, eccolo qua. Mi chiamo Alec. È un piacere conoscerti. Gestisco la baracca. Ho qui scorte a sufficienza per sopravvivere e lottare. Il meglio di tutta la zona. Oh, se trovi qualcosa di valore che non ti serve, portamelo. Io pago bene la merce di qualità. Puoi dare un'occhiata al mio assortimento? E diamo un'occhiata all'assortimento. Monocolo, la metà di un binocolo. Ah, Cristo. Vendi oggetti, vediamo. Cos'è sta merda qua?
Una montagna di robaccia che raccolto, mi di tutto senza pensarci due volte. Ok, quindi un cazzo. Con progetti. Ma questa quanto costa? 25, ce la possiamo prendere? Ma sì, compriamola, dai. Compriamo anche... No, mica, questa costa 25. Un paio di 6 dovrebbero andare bene. Spero di rivederti presto. Ok, andiamo nell'altro insediamento. Il premio è una buggy. Raga, ricordatevi che questo è un gioco vecchio. Ce l'ho moddato io per avere cose più fighe. Okay, siamo arrivati. Stai cercando Richter? Si trova lassù. Ora andare, vai a parlare con Richter. Beh, vai a parlare con Richter. Serve qualcosa, qua. Straniero? Vedo che Dan è di nuovo nei guai. Beh, Janus dovrà per forza vedere questo elenco. Vai pure, lei si trova lassù. Bella Rena. Dalle il biglietto, ma quando hai finito torna qui. Ho una cosa che ti potrebbe interessare. A lei? Janus. Devi essere uno degli uomini di Dan. Dimmi che cosa ti serve. Devo procurarmi alcune di queste cose. Sai come funziona da queste parti. Noi aiutiamo te, tu aiuti noi, d'accordo? Un membro del nostro gruppo, Juno, è scomparso giorni fa e sono davvero preoccupata. Mentre recupera ciò che ti serve, che ne dici di andare a cercarlo? Se trovi indizi su di lui, ti ricompenserò con gli schemi per i bendaggi. Puoi fare questo per me? Allora, seguo queste nostre parti. Per favore, trova per me. Se trovi qualche traccia di utile, come sono i miei schemi per i bendaggi. Quindi si può costruire. Buona fortuna. Va bene. E spero tanto che sia salvo. Ok, devo tornare da lui. Non ho potuto fare a meno di notare che la tua pistola non è proprio il massimo. Potrei darti qualcosa di davvero potente. Aiutaci e ne avrai una di tutto rispetto. Ah, una più grossa di questa? La nostra torre radio in cima alla collina non funziona più. Ci serve qualcuno che la ripari. Forse è solo male allineata. Tu la sistemi per me e io ti darò un fucile a pompa. Oh, come faccio a dire di no un fucile a pompa? Ma certo, bro. Non sarà una cosa complicata. Ma certo, figlio. Fucile a pompa tutto mio. Speriamo che ci sia una mappa, perché sennò la vedo dura. Allora, ci sarà una mappa, raga? Manco per il cazzo. Ah, beh, mi dice prima di andare alla torre radio. Ok, andiamo alla torre radio, quindi c'è il... Ah, mica, proprio di qua, non posso passare? Ok. È bello incasinato i quadri, comunque. Movimento dalle vostre parti. Ma le posso quasi, ammazzare? Quasi mi fumo una sigaretta. E ne puoi anche andare a fanculo. Io passo di qua, vediamo se secondo me ma porco il clero. Eccolo. Ma perché c'ho Che cazzo, perché sulla mi ha fatto il mirino? Perché mi ha fatto il mirino? Ah, perché c'è... E come faccio a toglierlo? E vabbè, lo teniamo, sti cazzi. Eccolo! Io però volevo vedere come lanciare. Ho visto che c'ho le granate. Ah, con l'F1. Ok. E con questo mi curo.
Ok, F1. Cazzo, questo è veramente scomodo. Vabbè, e ne faremo una ragione. Non so come si toglie. Niente, le armi non le posso prendere. Ma di qua vado verso la torre radio? Cerca indizi su giù, su... vabbè, su quello, Giuno. Su Giuno. Qua si può aprire, manco per il cazzo. Che cazzo è sta roba qua? Come mai si sciolgono? In forma della fine di Giuno, ok. E poi c'è la torre radio, attiva l'autorizzazione. Ah, minchia, il Johnny che conosce Rage. Bravo Johnny, bravo. Bello, sì, bello, Dio. Insomma, scendi con la carrucola. Ma l'hai finito? O l'hai solo giocato? Scusa un po', però io volevo... No, non mi posso curare. La puttana della zero mi devo curare. Ma boh. Keep out. Ah, mica, era proprio qua. Era a due passi. Va a parlare con Richter. Ti sta aspettando. Ok. Ehi, tu. Cerchi un lavoro? Non male, straniero. Non sapevo dei mutanti. Di solito non si spingono fino a qui. Comunque sia, ottimo lavoro. Grazie. Con Janus, ti aspetta per sapere cosa hai scoperto. Un bel pompa, un bel pompa, un bel pompa. Pallettoni 34, ok. Com'è che le cambio così? Ah, muore tanta roba. Va bene, dai. Giuno è morto. Eh sì. Iniziavo a temerlo, anche se speravo che si sarebbe fatto vivo. Questo mondo si porta via tanta brava gente. Grazie per l'aiuto. Ecco ciò che ti serviva, e in più gli schemi per realizzare dei bendaggi. Devi procurarti gli oggetti elencati, metterli insieme e potrai curare le tue ferite. Grazie ancora e buona fortuna. Hai ricevuto il tuo primo schema di progettazione. Per usarlo accedi al schema di progettazione nel tuo inventario. Ok, ok, quindi basta così, crea uno, creato, va bene. Quindi nell'inventario così. Ok, va benissimo. Ah, perché devo andare su... Ah, scusa, inventario, progettazione, ok, perfetto. Domani. Va bene, riporta le scarpe di cinere a Dan. Un consiglio prima che tu vada. Dimmi. Queste colline brulicano di predoni. Combattono per lo più tra di loro, ma se ti trovano nel loro territorio, prima ti uccidono, poi cercano di capire se sei amico o nemico. Tieni gli occhi aperti. Ah, così? Farai meglio a riportare quelle scorte a Dan. Non ti avrebbe mandato... Ah, smette per le palle. Sono anch'io quello che devo fare. Lo fanno tutti prepotenti nei giochi. Ok, la moto l'abbiamo lasciata qua, però. No, in teoria adesso mi dovrebbero dare ad un buggy. Fa passare.
Oh, Dan. Ben ciao, fatto. Bro. Credo proprio di aver fatto bene a salvarti. No, no, Joe. Sì. Sei davvero tre volte, uno di cui la terza ci si volta. Può fidare. E sono in debito con te. Ora parla con DR riguardo a quella buggy. Lo trovi all'officina. Ah, così? Ok, scorte medicinali. Vai sistemare quella buggy e poi torna da me. Ho un lavoretto per te. Ehi, amico. Dan ha detto che avresti preso quella vecchia buggy. Vabbè, brutta non è, dai. Il veicolo non è male, ma necessita di pezzi e manodopera. Ma quella ci penso io. Ma tu devi occuparti dei ricambi. Joan, all'insediamento Outrigger potrebbe aiutarci. Che ne dici? Allora, la verità è che quella buggy non è male, ma bisogna pezzi di manodopera. Guarda, ci penso io. Lui tu portami i ricambi, metto in sesto questo buggy. Ok. Ok, ci rivediamo qui quando hai i pezzi. Vabbè, ma non la posso prendere, no, Va bene. Allora, lui ha detto che aveva un'altra roba per me, vediamo. Fai sistemare quella buggy. Ma vaffanculo. E poi torna da me. Andiamo al sistema a farsi sta a prendere i pezzi per la buggy. Ma sempre qua l'insediamento. Benvenuto. Benvenuto, mi hai visto prima, mi hai visto poco fa. E così DR vuole i pezzi per quella buggy. Dovrebbe rottamarla. Ora, mi piacerebbe darti quei pezzi, ma temo ci sia un piccolo problema. I predoni hanno razziato la mia officina e ho praticamente esaurito la maggior parte dei ricambi. Dovrai raggiungere il loro nascondiglio vicino alla vecchia diga per trovare ciò che ti serve. Pensi di farcela? Potrebbe mettersi male laggiù. Allora, inclusi il pistone, alternatore, la calotta dello spinteraggio. Prendi queste fat boy. Scrivi per lo spacca serratore. Serviranno. Le munizioni fat boy infliggono più danni. Lo spacca serratore permette di aprire un certo tipo di porte. La base di devastati si trova a nord della vecchia diga. Ok. Non è semplice affrontare i predoni su. Allora, vediamo un attimino, Dov'era? Statistiche, incarichi, armeria. Ok, questa è la spacca serratura 111. Io creo max. Sono al massimo, quindi una sola spacca serratura. Ah, che palo, ogni volta schiaccio esco. Territorio. Ecco, prendi questi amici. Ah, sempre di qua dove siamo passati prima? Va bene. Hai ricevuto 12 fatboy, un nuovo tipo di proiettile per la tua pistola. I fatboy sono più potenti di munizioni standard. Puoi selezionare il tipo di munizione quando equipaggi la tua arma. Premi control per visualizzare le armi. Ok, perfetto. Perfetto. Quindi con control mi fa visualizzare. Quindi se io posso fare così, lui cambia arma. Ok, così cambiamo. Posso usare la rotellina. C'erano i tipi prima, li abbiamo ammazzati tutti. Mi sa di sì. Minchia, senti che colpi. Porca troia. Ah, perché c'ho i fat boy. C'ho i fat fottuti boy. Io per... Ah, ok, per selezionarli faccio così. Lui li tira fuori, mettete... Ok, vabbè, i fat boy sono troppo potenti per questi. Ehi, laggiù! Dov'è? Cazzo! Ma vattene a fanculo. C'è un altro? O è sempre lo stesso che... Comunque sono duri come l'acciaio. Mica ammazzarli non è per niente facile.
Ah, va, andiamo di pompa. Proprio un buco da cui salire. Ehi, laggiù! A cammina. Ok, siamo dentro l'insediamento. Allora, trova l'alternatore. Andiamo piano. Non vorrei farmi sgamare subito. Così? Ma scusa, di qua non c'è nulla? Chi è stato? Provatelo e basta! Chi cazzo ha parlato? Che bello il pompa però, raga! Figa, il rumore del pompa è fico! Ah, qua invece... Tutti! Aiuto! Qui! Rinforzi! Subito! Qualcuno vada là! Ti spaccio la faccia! Vabbè, il pompa è sempre stato da Game ecco. Over. No, non se ne parla! Devo abbassare un po' la sensibilità del mouse. Sega. Stai parlando con me? Fategli esplodere il culo! E comunque rimangono duri, Ripiegare! Oh cazzo. Ok. Perché cazzo non mi fa usare... Ah, forse me l'ha fatto usare. Forse me l'ha fatto usare lo scudo. Laggiù! Figa la pista, figo il pompa, ma mica non è... Ah, così? No! Aiuto! Qui! Andiamocene! Ah, serve anche per mirino! Cazzo, non lo sapevo! Dannazione! Sono fottuto! Serve anche con mirino, questo non me lo ricordavo per un cazzo! Non posso! Mi ha colpito! Non fare il codardo! Ma che cazzo sta parlando quello là? Eccolo! Cioè, ci vuole un caricatore per ammazzare questi? Seri? Seri, ci vuole un caricatore per ammazzarli? Che sarà dura con la pistola così semplice. E sicuramente rimarrò senza colpi, figurati. Questo? Ah, guarda. Beh, le animazioni di quando volano sono fighe. Eccolo! Cazzo, ho finito i pallettoni. Ehi, laggiù! Vieni! Ehi, guarda dove stai! Fategli esplodere il culo! Beccati questa! Mi appassiona, me, imbecille! Eccolo! Serve aiuto culo, qui! Va. Non deve passare! Ma che cazzo? Le granate c'hanno.
Che cazzo è? Dove è finito? Ah sì, mi devo fare Creamax, tanto me ne posso creare uno. Ok, Wingstick, sta merda qua va bene. Solo questo c'era? 40. Attenzione, sta facendo il giro! In gamba. 5 colpi. Lo sapete che sono troppo in gamba, vero? Eccolo! Ti prende! No! Ci vuole tanto per ammazzarne uno. Ah, vaffanculo te. Comunque ho finito le munizioni anche della pistola. Terzo mese di abbonamento, domani il mio anniversario del tuo canale in Twitch. Grande Armando, grande. Estendi che guadagni un sacco di big money. Avete visto la puntata di Bash TV ieri sera? Ma perché c'è ancora la televisione? Sì. Dannato coglione. Ehi, cosa ci fai tu qui? Granata, via! Ehi! Tutti indietro! Ok. Ehi, laggiù! Ma porco il clero, questa si apre? No. Sono ferito! E vedi, ci vogliono una marea di colpi per ammazzare questi, ma più tanti. No, non riesco a prenderlo in testa. Oh sì. No. No, mica la... A sparare qua è improponibile. Ma stavo vedendo sta porta qua. C'è qualcosa che non riesco... Perché non riesco a aprirla? Perché si girerà di qua, no? Dove sono i fottuti rimpazzi? Muovetevi! Fatevi esplodere il culo! Prendi questo, bastardo! Di un macello qui. Guarda, 3, 4, 5 colpi per... No, di più, 6 colpi quelli con l'armatura.
Beh, le animazioni, nonostante il gioco sia datato, non sono male, delle morti. Peccato che non posso prendere le loro armi. Ah, addirittura 21 fat boy pugni. Perché non mi dà. Ah, il fucile a pompa così. Vabbè, 21 fat boy dovrebbero bastare per ammazzare questo. E muoiono. Vabbè, ma non c'è niente da prendere di bello. Eccolo. Fa male, l'ha fatto poi in faccia. Scippiamo lo scippabile. Cazzo, non posso farmi lo spaccaserratore. Ancora non c'è niente a farmi lo spaccaserratore. Dai, mica vuol dire che veramente non c'è nulla. Che vita del cazzo. Vabbè, niente, andiamocene. No, volevo salire. Trama di questo game. Niente, ti risvegli nel futuro perché il passato è un passato di merda, il futuro è ancora peggio. Cosa ci fai? No! Che bella questa, che figata è. Con le corna. Ah, territorio dei fantasmi. Ok. Quei pezzi dovrebbero andare bene. Ok, la buggy sarà pronta a breve. Ma ci sono un paio di cose che devi sapere prima di farti un giro. Ricorda che la zona è un luogo pericoloso. Chiamami se hai il veicolo in panne e non riesci più a guidarlo. Ti darò uno strappo fino a qui. Grande, che servizio taxi. Se mai avessi bisogno di riparazioni, torna all'officina e ci penserò io. Okay. Ok, lasciami montare questi pezzi e sarai a posto. Vai a prendere quella radio sul bancone laggiù. Vai a prendere, cazzarelli di fianco. La musica potente quando mette sulla buggy. È pronta. Fatti un bel giro, ma ricorda, chiamami se hai bisogno di aiuto. Molto bene, allora sali pure. Aspetta, devo vedere. Perché non mi fa vedere i colpi?
ecco tre. Mi faccio un giro sulla buggy. Aspetta però prima, va. Ehi amico, sei qui per dare un'occhiata? No, per vendere. Potrei avere proprio quello che fa al caso tuo. Ah, non c'ho merda da vendere. Vendi oggetti. Ah, sì, ce l'ho. Questa che cazzo è? Questi sono tutti eterogenei, ma vendendoli forse. Ah, ok. Delle bottiglie di birra vuote. Vendi. Cibo e scatola. Per ripiazzo in zona devastata. Quindi non mi serve un cazzo sta roba. Litri di olio talmente girato a farti guadagnare un bel gruzzoletto. Benzina. Piccoli oggetti. Ma non so se vendi. Ma posso vendere la merda? Cioè, non so se questa, sinceramente, non so se è roba da vendere. Questa, viti bulloni assortiti. Aspetta, fammi vedere. L'apri porta, che cazzo ci vuole? Questo cos'è? Componenti. Componenti, pacchetto di ferramenta, viti bulloni assortiti. Kit elettricista e la ruota. Quindi questi tre non li devo vendere. Fare ancora affari con te. Cosa ti serve, amico? Andiamo, compro. Non c'è un cazzo a comprarmi a parte dietro. Ci pigliamo una granata e vendi. Devo capire come questi oggetti mi servono a qualcosa. Parte affilate di un windstick. Meglio pulirli bene prima di bendare le ferite. Questo mi serve, mi serve, mi serve. Questo non lo so se mi serve. Continua? Vabbè, vendiamolo. Anche questo, via. Ok. Spero di rivederti presto. Cos'è che mi ha dato? Una cappa? What? Come mi ha dato fucile d'assalto? Vabbè, andiamo a farci un giro, va. Ah no, aspetta che c'è una missione qua. Che ne dici di quella buggy? Non è granché, ma montandoci qualche arma sopra darai del filo da torcere a tutti. Ora sei pronto per un altro lavoretto? Dei predoni hanno preso il posto di blocco all'ingresso del canyon. Vogliono isolarci dalla grande città a est e non possiamo permetterlo. Ho bisogno del tuo talento per un lavoretto di demolizione. Credi di poterlo fare per me? Ti lascerò persino usare il mio fidato fucile di precisione. Vabbè. Allora, i predoni del clan Sudari hanno costruito un posto di blocco nel canyon a sud, zona della città di Westping a est. Prendi queste cariche esplosive e piazzale sul posto di blocco. Ecco, con il mio fucile di precisione tornerà utile. Attenzione, il problema è ben difeso. Fa saltare quel posto di blocco e i tuoi sforzi saranno ricompensati. Eccellente. Okay. Ecco delle cariche esplosive. Piazzale sul posto di blocco e corri. Buona fortuna. Grazie. Quindi mi ha tolto il fucile. Al fucile precisione eccellente con i nemici a lunghe distanze. Premia mentre uso zoom per massimizzare la precisione. Cioè così. Ah, ok, perfetto. Ma io volevo. Ah, non mi ha tolto. Ah, ok, perfetto. Non mi ha tolto il coso. Ok, ok. Guida con prudenza. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh. Ma che cazzo di benvenuto è questo? Meno male che sono stupidi. Ma non ha la... Ancora vivo qua. Cazzo, ci vuole ammazzarlo.
Ah, da là mi stai sparando? Vabbè, ma se io entro qua non succede niente, vero? Questo è morto qua. Questo non mi fa entrare. Di qua si potrà entrare? Ah no, vedi, devo piazzare le cariche qua. Comunica a Dan che è completato l'incarico. Ok, mica la macchina quasi mi esplode. Ah, così era da fare una cagata del genere. ADR, amico, non te la capi affatto male. Ti va di cimentarti sulla pista vera? Torna da lei quando te la senti. Chiudo. Ah, va. Fammi mettere. Mica se si guida male. Dai, sono rimasto bloccato. Ma che vita. Ma puoi. Puoi fare una roba del genere. Volevo sistemare la macchina, ok. Mouse 1. Ok, danni 27, ripara. Ok, ok, quindi riparo anche la macchina. Boh, torniamo. Torniamo da questo. Ho preparato la mia personale gara a te. Vuoi farci un giro? No. Ottimo lavoro. Sai, il fatto che tu sia qui ha reso la zona più sicura per me e la mia famiglia. Ti siamo debitori. Ecco. Ora che possiamo viaggiare tranquilli, pare che il nostro tempo insieme sia giunto al termine. Mi piacerebbe farti restare. Uno come te sarebbe prezioso, ma credo che attireresti troppo l'attenzione e questo allerterebbe l'autorità. Tuttavia, c'è ancora una cosa che dovresti fare. Il sindaco Clayton amministra la città di Wellspring, più a est, e devo fargli avere un messaggio. Tu sei l'unico che può farcela. Abbiamo quasi esaurito le scorte e il sindaco ha promesso di aiutarci. Dobbiamo rifornirci prima che i predoni si rifacciano vivi. Te ne puoi occupare tu? Allora, la stessa cosa, il sindaco ha promesso di aiutarci. Prendi questa lettera e consegna. Portaci le scorte e ti verranno date. Non dimenticare, quella buggy non è armata. Ci aiutato ancora una volta. Mi assicuro che il sindaco Clayton si occupi di te. Ok. Sapevo di poter contare su di te. Ricorda, la tua buggy non è armata. Semina i predoni che incontri sulla via e raggiungi la città il più in fretta possibile. Ok, lì sarei al sicuro. Ok, bella. Sono DR. Ricorda che la buggy non è armata. Raggiunge la città e fallo in fretta. Minga, che tipi esagerati. Cos'è questa? Ok, siamo arrivati alla città però. Parla con la guardia di Wellspring. Ok. Aspetta un po', straniero. Hai degli affari qui? Devi vedere il sindaco Clayton. Un momento. Gli dico che sei qui. Non ti muovere. Signore, c'è un uomo che vuole vederla. Pare che lo mandi Dan. Interessante. Ce n'è uno solo di guardia qua. Minchia, che voce di merda che ha il sindaco. Ma prima una cosa. Abbiamo delle regole qui a Wellspring. Gli stranieri non sono esattamente bene accetti da noi. Gira con il capochino e la bocca chiusa e te la caverai. La gente del posto è sospettosa. Non si fideranno subito di te. Vuoi un consiglio? Stattene per conto tuo. Okay. Minaccia. Per arrivare all'ufficio del sindaco, supera lo spiazzo una volta in città. Non puoi sbagliare. Ok, superiamo lo spiazzo una volta in città. Wellspring.
Se stai cercando il sindaco Clayton è proprio laggiù. Qua? Sei nuovo qui, uno straniero, eh? In effetti hai un aspetto bizzarro. Non è questo il sindaco. Vabbè, la cazzata l'hai detta. Consigli, mi sono aiutato al sindaco Clayton. Benvenuto a Wellspring, straniero. La più bella cittadina della cosiddetta civiltà e a debita distanza dagli avamposti dell'autorità. Le persone migliori vivono proprio qui. Gente amichevole, non certo la feccia della zona devastata, ma gente onesta. Ok, bando alle ciance. Ho sentito che hai un messaggio dal nostro Dan. Fammi vedere. Di nuovo problemi con i predoni nell'insediamento? La vita è dura laggiù. Quasi impossibile. Bene, posso procurarti ciò di cui ha bisogno, però ci vorrà un po' di tempo. Non saprei dire quanto. Deve ritenerti davvero in gamba per darti un simile incarico. Perciò... anch'io mi fiderò. Puoi restare qui a Wellspring mentre recupero le scorte, ma non conciato in quel modo. Attirerai l'attenzione dell'autorità e non ne ho certo bisogno. Quindi dovrai levarti quella tuta e trovare qualcosa di più appropriato. Cerca il negozio in città. Trova nuovi vestiti. Non mi interessa cosa fai con quella tuta. Basta che nessuno te la veda più addosso. Non farti notare, intesi? Allora, devi liberarti la nostra tuta arca e metterti qualcosa di meno appariscente. Se qualcuno parla troppo, lo tirerà a verificare il naso dei nostri affari, non sarebbe l'ideale. Vai da Koffer, al negozio in città, gli dirò di preparare qualcosa per te. Torna a me quando non ti servono vestiti più normali. Koffer. Bene, sono lieto che ci capiamo. Quando torni qui, continueremo la conversazione. Ok, trova Koffer. Vabbè, troviamo Koffer. Attenzione, gente di Wellspring. Wow. Era da tempo che non vedevo qualcuno vestito così. Il recente accordo commerciale siglato con la città di Gambarel nelle terre meridionali. Indossi una tuta davvero interessante. Commerciale sarà che cazzo è sta roba? Un pisciatoio. Tutti noi e ci consentirà di fare affari in una zona. Jackpot si è chiuso. È l'autorità che ha imposto questa misura drastica. Lavorare. Ma se vuoi giocare, cerca le bische improvvisate in giro per la città. Cittadino. No, voglio trovare il negozio di Koffer. Grazie per l'attenzione. Ehi, come sei vestita? È da parecchio che non vedo qualcuno con una tuta arca. È un biglietto da visita pericoloso. Stai attento. Se ti vede l'autorità, sarai portato via in un nanosecondo. Farai meglio a non dare nell'occhio qui in giro. Non far sapere alla gente che vieni dal passato. Le ricompense per chi consegna quelli come te sono cospicue. Per tua fortuna, odio l'autorità più della povertà. Ma tutte le ragazze sono scosciate. Vabbè. Eccolo qua, Koffer. Un uomo dal passato varca la mia soglia. Imparerai a capire che qui nessuno ha bisogno di niente. Ma prima parliamo di quella tuta. Posso levartela di dosso in cambio di altro e darti qualcosa che sia... meno appariscente. D'accordo. Ogni tuta è dotata di caratteristiche uniche. Sta a te decidere quella che fa al caso tuo. Allora, con l'aspetto di un negozio ricevi lo sconto in tutti i negozi. Ci sono i pezzi di cambio dei veicoli. Picchiatore, le corazze di sono coriacei. Migliora la tua protezione dai danni. Veicoli non inclusi. Assembla oggetti con problemi. Migliora anche parte... Migliora la maggior parte dei progetti. No, è picchiatore, dammi quel picchiatore. Usa così di corazza, però non devo cambiarla. Certo. Ah, il picchiatore. Molto bene. Ricorda, compro e vendo ogni genere di merce. Vediamo che cos'hai di la bello. La mia merce è tra le migliori. Che quanto costa però? Questo è un boato, rifornimenti, munizioni. Che cazzo di munizione è questa? Raffica letale, proiettili ripieni di proiettili. Ok. Fatboy, pallettoni, munizioni di precisione. Per ora non credo che ne abbiamo bisogno. Componenti. Boh, io prenderei questo. Ok, prenderei uno di questi. Anche due. E poi mi serviva
Questi ne abbiamo due, questi. Ok, quindi abbiamo qua due per aprire le porte. Questa che roba, eh? Strimitare le torrette sparraffiche di piombo. Vabbè, per il resto poi vedremo. Che altro c'è da comprare qua di bello? Rifornimenti e munizioni. Per vendita. Raro oggetto promozionale Voltec. Questo è di... di cosa? Come si chiama? Cazzo, non mi ricordo mai il titolo del gioco. Vabbè, quando viene in mente. È un piacere fare affari con te. Ok, torniamo dal sindaco. Torniamo dallo sindaco. Niente da rubargli al sindaco, niente. Così va meglio. Ora hai l'aspetto di un cittadino lavoratore qualsiasi. Tuttavia c'è un altro problema. Capisci che non puoi parcheggiare il tuo veicolo dove capita. Siamo civili qui, ci sono regole. E siccome starai con noi per un po' di tempo, ti servirà un posto per il tuo mezzo. Parla con Mick, è giù all'officina. Può aiutarti, capito? Allora, parlare con Mick, lo trovi in officina di fronte al mio ufficio. Vedrai che ti farà una proposta interessante. Avevi parlato con Mick, vai dallo sceriffo Black al piano di sopra della prigione. Ok. Dopo aver parlato con Mick, vai dallo sceriffo Black. Dovrebbe aver pronte le scorte per Dan. Ti piacerà lo sceriffo. A tutti i cittadini, lo sceriffo Mickey Black Garage ha riportato un aumento di scorribande di... Bene, bene, bene. Come va la vita? Cosa può fare Mick per te? In caso di emergenza, oh, un'officina? Ma sei venuto nel posto giusto. Senti la mia proposta, la migliore della zona devastata. Tu mi dai l'esclusiva per tutte le riparazioni e indovina un po'? Io in cambio ti cedo lo spazio. Un vero affare. E inoltre vedo che hai una di quelle radio a onde corte. Molto utile e anche molto pratica. Quindi se sei nei guai e ti serve una mano, accendi la radio e contattami al volo. Che cosa te ne pare, eh? Da quella porta accedi al tuo garage. O guida fino all'ingresso esterno principale e ti faccio entrare io. Niente di più facile. E infine, benvenuto in città. Ok. Quindi... non c'ho la macchina dentro. Ah no, ce l'ho la macchina dentro, vedi. Elabora. Prepara. Prepara. Sospensioni, pneumatici. Quanto costa la roba? Armi, nessuna arma equipaggiata, nessuna arma installata. Motore. Ah, beh, mi sa che ancora le devo... Aspetta un attimo. Elabora sospensioni. Ah, non posso fare nulla. Pneumatici. No, fare niente. Ok, dovremmo andare... Dov'è che dobbiamo andare adesso? Dallo sceriffo sopra il suo ufficio? Quindi sopra di là? Certo che li ho visti. Mutanti, 10, forse 20. Sceriffo, sì. Libero e sicuro nella nostra città. Ecco perché non mi vedrete mai uscire da qui. Mai. Fammi indovinare. Sei lo straniero di cui parla Clayton, che deve portare la merce a Dan? Sì, sono io. Temo che la faccenda non sia così semplice. Non intendo assolutamente lasciarti andare via con quelle scorte a bordo di una buggy disarmata. Potresti perfino perderle per strada. Devi cercare Rusty vicino all'ingresso del tracciato. Ti fornirà un po' di armi. Afferrato il concetto. Altrimenti intendi lasciarti andare via con le scorte a bordo della buggy disarmata. Provi a ritirarmi e poi potrei parlare con portare le scorte di Dan. Cerca Rusty vicino all'ingresso del tracciato e fornirà un po' di armi. Il resto del tracciato. Procurati le armi. Poi torna qui e potrai portare le scorte a Dan. Giovani.
D'accordo, sceriffo. Ingresso del tracciato. Ma non posso passare. Vattene per conto tuo, straniero. Rusty, ok, questo qua. Sei nuovo in città? Io ho ciò che ti serve per far funzionare a dovere il tuo mezzo. Ok, dimmi. Ascolta, io accetto solo attestati di gara per parti o elaborazioni e puoi vincerli solo in pista. Nient'altro. Se vuoi comprare da me, meglio che parli prima con Jackie Wicks. È sempre alla ricerca di nuovi piloti. Jackie Wicks? Vince abbastanza gare per comprarti le armi per la buggy. Ok. Ehi, amico mio. Hai davvero l'aspetto di un pilota, uno di quelli veri. Perché non tenti la fortuna in pista per vincere qualche attestato di gara? Credimi, possono essere molto utili. Salve, mi chiamo Jackie Wicks e sono l'impresario che gestisce tutte le gare ad alta velocità di Wellspring. E voglio dire davvero tutte. Se ti interessa sfoggiare le tue abilità, parla con il mio socio d'affari laggiù, lo Smilzo. Ti prepara lui per la corsa e torna quando senti il bisogno di un po' di sana velocità. Lo Smilzo? Che cazzo è lo Smilzo? Sarà questo? Ascolta, io accetto solo attestati di gara per parti o elaborazioni e puoi vincerli solo in pista. Nient'altro. Se vuoi comprare da me, meglio che parli prima con Jackie Wicks. È sempre legge. Questo qua è lo Smilzo? Che cazzo è lo Smilzo? Eccolo qua, Smilzo. Benvenuto, amico. Io sono Carl, ma tutti mi chiamano Smilzo. Carino, vero? Ok, funziona così. Se vuoi gareggiare, parla con me. Dai un'occhiata agli eventi che abbiamo in programma. Scegline uno che ti piace e a patto che tu abbia i requisiti, sarai dei nostri. I premi consistono in attestati di gara. Sono molto utili per avere nuove elaborazioni da Rusty. Le vogliono tutti. Okay. Dai un'occhiata alle gare disponibili. Allora, fortuna del principiante. Ottieni 45 per sbloccare. Velocità da brividi, morte e caos. E niente, devo fare il principiante prima. Vabbè. Polvere da sparo. Autostrada migliorare, gara standard. Cosa cazzo è? Completa tre giri stando sotto il tempo limite per ottenere gli attestati di gara. Arrivo primo dopo tre giri di gara standard per vincere l'oro. Richiede minigun. Ah, mica, vedi, mi devo fare. Me ne devo fare tutte e tre? No, dai, che palle. Facciamo questa? Accetta. Sì, prudente. Vediamo com'è, dai. Prendi le taniche turbo prima che facciano gli altri per restare in testa. Velocità. Oggi il caldo è davvero infernale, ma i nostri piloti sono pronti a sfidarlo per dimostrare chi è il migliore. Cos'è che mi dà qua? Beh, vediamo, facciamo la prima, poi vediamo come cazzo sta la situazione. Levati di mezzo, brutto, indegno. Minchia, è difficile la gara però, raga. Facile non è. Poi specialmente questi giochi che sono vecchierrimi. Guarda, guarda che schifo. Vabbè, siamo primi. Per ora siamo dei puttuti primi.
Ok, prima. Va bene così. Continua. Continua. Che cazzo ho vinto? Allora, usi le testate di guerra per comprare delle armi della Buggy, ok. Vuoi vendo ricambi? Ti piace qualcosa? Sì, volevo le armi. Accessori per veicoli. Questa cos'è? La minigun. Ok. Ho comprato, giusto? Ti piace quel pedale, amico? Torno dallo sceriffo Black. Ok. Cazzo era lo sceriffo giù di qua? Parla con Sally al bar per ottenere guadagni interessanti. Questo qua è il bar. L'autorità non aveva bloccato il prezzo dell'acqua? Con nuove tecnologie? Lascia che ti dia un consiglio. La reputazione qui è tutto. Se le persone non ti conoscono, non gli piacerai mai. E devi guadagnarti il loro rispetto. Il modo migliore per farlo è rendere le strade più sicure. In breve, eliminare i predoni. Così piacerai alla gente e anche i miei affari andranno meglio. Ti faccio una proposta. Questo non saranno secondarie. Avrai una ricompensa per ogni veicolo dei predoni che distruggi nella zona devastata. Soldi per te, soldi per me. Ah beh, solo così, affare quindi fatto. Quando vado... Vabbè, lascia che ti consegno. Vabbè, c'ho la minigun. Eccellente. Vedo che hai capito come funzionano le cose qui. Bene, il nostro straniero misterioso, ti va di tentare la fortuna con una partita a carte? Proviamo. Questo è un gioco di carte molto semplice. Facile da imparare, meno facile da padroneggiare. Ok, ecco come si gioca. Parti con il tuo mazzo di carte. Proprio così, il tuo mazzo. E da quello scegli le carte che ritieni siano le migliori da giocare. Un po' di fortuna, un pizzico di strategia e tanto divertimento. Niente mazzo? Posso venderti un mazzo da principiante. Non è il mazzo migliore, ma se non altro apprenderai il gioco e capirai che ti serviranno carte migliori il prima possibile. No, anche no, non mi interessa. Questo che cazzo è, Pollard? I predoni hanno sterminato la mia famiglia. Sono rimasto solo io. Se mai avessi l'opportunità di uccidere uno di quei maledetti, fallo prima che lo faccia lui. Ok. E chi è? Elizabeth? Ok. Dai, torniamo dallo sceriffo allora. Ben fatto. Quelle armi ti terranno al sicuro quanto basta. Vai a prendere le scorte. Ed elimina chiunque tenti di fermarti. Adesso vai. Allora, dirigiamo il sentimento di Agar. Okay. Nelle terre meridionali. Questa nuova rotta commerciale. Beneficio per tutti noi. E ci consentirà di fare affari in una zona un tempo. Allora, ripara l'abro, abbandona la dumbata. Scusa, se l'abro potevo mettere le armi, giusto? Ah, la minigun installata, ok. Ma per prenderla? Abbandona zona devastata. Vediamo se c'è fuori la macchina. Ok, ok, ok. Come si spara? Ah, così si spara. Ok. Allora, i predoni controllano quest'anno e eliminano la presa immediata, ok? Ma se io li distruggo subito, poi mi dire che cazzo succede? Ah, così, con la minigun. Okay. Bella tosta la minigun, comunque. E un altro, fammi ammazzare quest'altro.
Ok, quindi mi dà dei soldi immediati per i predoni. Occhi d'occhi. Allora, gli oggetti veicoli usano rapido come lo scudo, la presenza non sottile fai un altro. Ok. Guarda un po'. Bene, mi fa piacere rivederti, amico. Ti avevo quasi dato per disperso e vedo che ti sei liberato di quella tuta arca. Potresti passare per uno di noi. Tutto a posto con il vecchio Clayton? Insomma. So bene che hai corso dei rischi per ritornare da me, ma quelle scorte ci saranno di grande aiuto. Ricambio sempre un favore, e voglio darti una cosa alla quale tengo molto. La balestra Desert Striker. Non è come le altre. Questa qua? Ha il doppio della potenza, ed è ultra silenziosa. Quindi la posso prendere. E ora le cattive notizie. Abbiamo avvistato pattuglie dell'autorità non lontano da qui. Forse sanno che in zona c'è un sopravvissuto Ark. Meglio che tu resti a Wellspring, finché le acque non si calmano. E buona fortuna. Va bene ragazzi, va bene, va bene, va bene. Allora, ok, mettiamo un attimo in pausa. Siamo arrivati.